Buonasera a tutti e ben ritrovati in diretta da Napoli! Buonasera! Buonasera! Quanta bella gente! Lo so che siamo un po' giù di tono perché è l'ultima serata, ma cercheremo di andare via con il sorriso. Fate sentire il calore di Napoli! Grazie, grazie di cuore, una bellissima serata, l'ultima di questo Napoli Pizza Village dei record, più di 1 milione di persone in questi 10 giorni qui sullo splendido lungomare e siamo pronti per iniziare la nostra ultima serata insieme con lo Stato Sociale! Buonasera ragazzi! Contatto di Capriola, buonasera, benvenuti, guadagniamoci il fronte del palco. Come va? Molto bene, molto abbastanza bene. In forma, sì, come puoi vedere. Sì, con... sì. Ma quando è successo? L'altro giorno all'apertura del tour? No, una cosa che faccio ogni volta che arriva l'estate. Ah, perché tiene bene l'umidità e il caldo, certo. Si sta benissimo. Per il piacere di farsi fare i grattini. Bravissimo. Certo, immagino. Buon gustaio. Allora, una vita in vacanza tour 2018, partiti 3 giorni fa, tra qualche giorno sarete a casa vostra, a Bologna, poi vi sono segnato le date, ce le ricordiamo allora, insieme. Allora sei pronto per interrogarmi. Allora, 12 Bologna l'abbiamo detto, poi i numeri, tutti i numeri non me li ricordo, allora, a luglio, agosto, Padova, Torino, Roma, Molfetta, provincia di Salerno, Recanati, Reggio Emilia, Livorno, Agrigento, Lecce, Pescara. È vero, sì. È tutto vero. Un applauso. Allora, hai ragione. Però datemi conferma, cioè sì. Cosa fate? Come alla radio, il disco richiesta? Cioè chiedete al pubblico, ditemi cosa volete che noi cantiamo. No, ci vorrebbe troppo per su una scaletta del genere. Poi abbiamo movimenti tecnici sul palco, quindi è impossibile. Però c'è la possibilità di chiedervi delle canzoni che non avete mai fatto dal vivo, questa è la verità. È vero, è successo per alcune date questa cosa. Non sarà sempre così, no, diventate matti. In realtà ci sono 5 date speciali in cui suoniamo molto più tempo e quindi facciamo anche dei pezzi che non suoniamo mai, dei vecchi dischi. Siccome non volevamo sceglierli, abbiamo deciso che funziona come tutte le cose che funzionano meglio in Italia, cioè attraverso la delega, sì. Abbiamo fatto scegliere alle altre. Fateci una lista e noi ve le facciamo. Esatto, funziona così. Bene, bene. Allora, cominciamo con la musica, volete prendere posizione ognuno nella sua... Sono arrivato! Sono qua. Siamo pronti? Sì, prendiamo un po' grande. Allora, amici all'ascolto di RTL 102.5 anche in radiovisione, in diretta da Napoli, siamo pronti per cantare e per ballare con lo Stato Sociale! Ale, siete molto belli, complimenti, congratulazioni. Molto, molto belli. Maledetto inverno, maledetta estate, maledetta sete che non passa mai. Ma tu hai detto mancio, sola non lo faccio, o volevi dirlo hai scritto, come stai? In ogni co sempre c'è un quasi, in ogni co mai fino a domani. Saranno tutte notti, i nostri giorni, tutte alpe, i nostri tramonti. Ti amo, ti odio, ti pago una birra. Tu non sei una stella ma una scimmia. Dove passi i pensieri si fanno canzoni e tornano di moda la mezza stagione. Oh! Con te la vita è così facile da essere impossibile. L'amore è così fragile da rompere le regole. E sono così libero che posso essere debole. Parabaram, parabaram, parabaram. Parabaram, parabaram, parabaram. E i gay sono tutti sensibili. L'ho sentito dire. E i neri hanno ritmo nel sangue. L'ho visti, li ho visti. Le donne sono tutte intelligenti. Vero, sì. Il cervello degli uomini è nelle mutande. Mai trovato. I drogati iniziano con le canne. Quella di destra è la tetta più grande. I comunisti hanno tutti la villa in Versilia. In Italia non c'è memoria.
te. La vita è così facile da essere possibile. L'amore è così facile da rompere le regole. La musica è più semplice, suonare è come ridere. E sono così libero che posso essere te. La vita è così facile da essere possibile. L'amore è così fragile da rompere le regole. La musica è più semplice, suonare è come ridere. E sono così libero che posso essere debole. Ma potete essere ancora più in forma attraverso una pratica che si chiama fitness e a tanti, questo grande fiume del fitness ha tanti piccoli rivoli che possono essere lo Zumba. Zumba fitness! Sì, yoga parinama. Carota, tu ci sei? Oh. Voi ci siete? Qua, ciao! Diglielo! Oh! Che uso la parola indie, ancora nessuno ha capito cosa vuol dire, però andiamo a Sanremo che non è una cosa molto indie, facciamo il best of che non è una cosa molto indie, non diciamo le parolacce che non è un atteggiamento molto indie, però dice che adesso l'indie va di moda, quindi fai culo tutti, facciamo il piatto che ci pare. Sì! Sono così, arrivo penultimo al festival della canzone italiana, arrivo seconda, mi lamento dei grog, arrivo terzo, mi chiedono dov'è il bagno, arrivo tardi per il Gran Carà, arrivo tardi, hanno chiuso il free bar, sono una rivista che sono così indie che sono già in ritardo. La puntualità ha rotto il cazzo, poi ti scordi le parole. Sono così indie che pago le tasse, niente più nero che smagrisce e sta bene su tutto. E ora che sono cittadino italiano anch'io, mi lamento quanto cazzo mi pare. E 35 erano quelli là, gli spiegherò a quegli altri, mettono la casa fa perché siamo tutti uguali se legittimati democraticamente. Allora, le libertà civili e la polemichetta sul nuovo singolo. Troppo grosso. Il jobs act e la polemichetta sul nuovo singolo. Troppo grasso. Il diritto di tortura e la polemichetta sul nuovo singolo. Spiegati, se vi interessasse di quello che succede attorno, persino la musica vi sembrerebbe più bella. Napoli salta. Sono così indie che mi piace andare a ballare. Sono così indie sempre nella lista di chi suona. Sono così indie che ho iniziato a fare DJ. Sono così indie e tra poco uscirà. Giovanotti e Paolo II. Sono così indie che mi faccio una foto in classifica sopra di Zero Ferro. Mia zia pensa che sono famoso. Il proprietario di casa che lo sto facendo sconfitto. Quello è vero. La verità è che esco tutte le sere a bere le birrette e dopo due mesi ho finito i soldi. Oh, è finito una responsabilità. Un po' di autocritica nella sinistra ogni tanto. Sono così indie che mi faccio un selfie da pazzo. Mi faccio un selfie in radio da quello simpatico che non si vede. Mi faccio un selfie su Spotify e non so più se faccio i selfie per me o per gli elettrodomestici. Sono così indie che mi piace andare a ballare. Sono così indie sempre.
indie che mi faccio produrre il pezzo da quello che spacca, a scrivere il testo da quello che spacca. Aia. Mi metto in gioco, ci metto la faccia, finisce male però inevitabilmente si spacca. Bella, ragazzi, grazie mille.